Il primo round della finale playoff di Serie C va all'Amen Scuola Basket Arezzo, che supera la Vismedri Costone Siena 73-65. Il Palasport Estra ribolle di entusiasmo per questa partita con un colpo d'occhio come non si vedeva da anni. A partire meglio sono gli ospiti che dopo il canestro iniziale di Cutini piazzano un break di 7-0 che porta i giallo-verdi in vantaggio. La SBA fatica a contenere Bruttini e al primo intervallo il Costone avanti 22-18. Nel secondo quarto l'Amen cambia atteggiamento difensivo e i palloni recuperati danno fiducia all'attacco amaranto che coinvolge Kirlis che infiamma il pubblico aretino con le sue triple. Lo strappo dei ragazzi di Serra Valle è importante grazie a un canestro sulla sirena di Provenzal. La SBA va al riposo 48-31, frutto di un parziale di 30-9. Nei primi 20 minuti di gioco l'Amen ha messo a referto 8 triple su 14 tentativi, percentuali altissime che hanno segnato la gara. Al rientro in campo la Vismeda riprova a reagire, i ritmi però si abbassano notevolmente, così il punteggio vede sempre la SBA avanti alla terza sirena 61-45. Messa con le spalle al muro, la Vismeda reagisce con caparbietà, Bruttini martella con la consueta eleganza il canestro aretino e le difficoltà offensive dell'Amen permettono ai senesi di recuperare. Arezzo infatti segna con il contagocce, così i ragazzi di Braccagni cominciano a crederci, trovandosi a 2 minuti dalla fine con la possibilità di toccare il meno 4. La tripla di Ceccatelli non tocca neanche il ferro, permettendo agli amaranto di tirare un sospiro di sollievo e di riorganizzare gli ultimi possessi. Negli ultimi 120 secondi segna solamente un tiro libero Cutini che fissa il punteggio finale 73-65 dando il primo successo della serie all'Amen SBA. A fine partita la squadra aretina si è presa il meritato applauso di tutto il pubblico amaranto, già da adesso però il livello di concentrazione si deve inevitabilmente trasferire sulla prossima gara. Giovedì infatti si replica nuovamente al Palasport Estra alle 21 con le due squadre pronte a darsi nuovamente battaglia per gara 2. Devo fare un bravo a tutti i ragazzi perché comunque ci hanno messo l'anima e nei momenti di difficoltà abbiamo stretto i denti in difesa. Io sono convinto, ho detto negli spogliatoi, se riusciamo ad aggiustare un paio di cose e nonostante che Bruttini abbia fatto 25 punti riusciamo a subire gli stessi punti che stiamo subendo da gennaio a questa parte, possiamo dire la nostra, possiamo dire. Ancora non abbiamo fatto niente e niente, giovedì si riparte, domenica andiamo a Siena e saranno battaglie. Giochiamo un'altra volta con una squadra in cui a meno 18 sembrava che e noi abbiamo allentato un attimo e ci hanno fatto veramente paura. E questa paura che ci hanno fatto dobbiamo portarcela dietro e essere consapevoli che non possiamo deconcentrarci neanche mezzo secondo.